Le apparizioni di Maria sono interconnesse da un meraviglioso filo che mostra il progetto salvifico che Dio sta portando avanti e che sta venendo comunicato tramite le apparizioni e le manifestazioni. Queste comunicazioni si producono in modo ridondante per dare la possibilità di ascoltarle a più persone, per darci maggiori dettagli e per evitare che la memoria si perda. Parte di queste comunicazioni sono state le apparizioni della Vergine della Rivelazione a Tre Fontane a Bruno Cornacchiola, che avrebbe detto: «La Vergine mi ha fatto capire che il messaggio di Fatima continua e mi ha rivelato il terzo segreto di Fatima, perché sapeva che le autorità vaticane non l'avrebbero svelato completamente». In questo racconto parleremo dei dettagli del terzo segreto di Fatima che la Santissima Vergine ha dato a Bruno Cornacchiola e che sembrerebbe essere in corso di realizzazione. Il 12 aprile 1947 Bruno Cornacchiola ricevette un lungo messaggio dalle labbra della Vergine in una grotta e, quando arrivò a casa, Bruno lo trascrisse. Ma il 2 febbraio 1960 la Madonna chiese a Bruno di ricordare e riscrivere specialmente quel segreto. E quella data è particolarmente significativa, perché pochi giorni dopo, l'8 febbraio 1960, fu reso noto extraufficialmente che il terzo segreto di Fatima non sarebbe stato rivelato da Giovanni XXIII. Si seppe che si era tenuta una riunione in Vaticano in cui si decise di non pubblicare il segreto di Fatima, per non scandalizzare a causa della gravità delle profezie. Questo criterio è stato mantenuto fino ad oggi, perché nel 2000 fu pubblicato un testo che affermava di essere il terzo segreto, ma gli analisti concordano sul fatto che ci sia ancora altro nascosto. Bruno si trovava in chiesa, in ascolto delle parole del suo sacerdote, che rimbombavano nelle grandi sale dell'antico edificio. Le parole erano cupe, profetiche, e sembravano prevedere un futuro terribile per il mondo e l'intera umanità. Il sacerdote, dal tuono quasi impassibile e tuonante, disse che il mondo intero sarebbe caduto in una spirale di guerra e morte, ancora più spietata di quelle precedenti, e che la Roca Eterna, ovvero la Chiesa, sarebbe stata la più colpita. Il suo sguardo glaciale era fisso sull'uomo mentre raccontava dell'ira di Satana, che avrebbe cercato di corrompere e dannare ogni anima mortale incontrata sul cammino con ogni mezzo possibile. La fede nella Chiesa sarebbe diminuita, così come lo Spirito Santo sulla terra, lasciando l'istituzione ecclesiastica sola e vulnerabile contro le forze infernali. All'improvviso lo sguardo del prete si rasserenò, disse che la salvezza era ancora possibile. Gli uomini dovevano orare molto per allontanare la persecuzione demoniaca e il dolore che li avrebbe travolti. Disse che la Chiesa, attraverso questo processo, sarebbe stata purificata dell'impurità che si trovava al suo interno ed impregnava le sue fila, con la conversione finale di molti. Bruno, spaventato dalle inquietanti profezie del prete, non perse la fede in Dio. Il prete continuò dicendo che gli uomini sarebbero stati guidati da Satana per combattere ogni forma di religione e che la Chiesa di Cristo sarebbe senza dubbio la più colpita. La volontà della carne sarà l'unica volontà degli uomini in tempi oscuri dove la volontà di Dio passerà in secondo piano, lasciando spazio alla perdizione volontaria. La salvezza però, secondo il prete, arriverà da alcuni santi, reclusi in eremi e conventi, che fungeranno da strumenti della giustizia divina, unica arma contro Satana, portando alla vittoria della Chiesa. Nel 1960 Bruno riscrisse il segreto che era sostanzialmente lo stesso che aveva ricevuto il 12 aprile 1947 e che era stato consegnato a Pio XII nel 1958. E cosa disse la Vergine a Bruno Cornacchiola? Lei gli disse che si stavano preparando momenti difficili per lui e per il mondo intero. Prima che la Russia si convertisse e abbandonasse la via dell'ateismo, si sarebbe scatenata una terribile e grave persecuzione,
La Vergine aveva chiesto preghiere perché solo attraverso di esse si poteva fermare tutto ciò che sarebbe successo. La Vergine aveva raccomandato di avvicinarsi al cuore di suo figlio, Gesù, di consacrarsi al cuore di una madre che sanguina continuamente per tutti noi, di lodare Dio che è sempre presente tra di noi. Aveva detto di allontanarsi dalle cose false del mondo, dalle oscenità, dagli amuleti e da tutte le vanità, perché il demonio avrebbe usato queste cose per la persecuzione dei figli di Dio. La Vergine aveva anche aggiunto che i poteri maligni aggirano nei nostri cuori, perché Satana sarà scatenato per un periodo di tempo, come anticipato da Dio. La Vergine aveva detto a Bruno che il demonio avrebbe acceso il fuoco della protesta tra gli uomini, ma che ciò avrebbe avuto l'effetto di santificare i santi. Aveva chiesto ai suoi figli di essere forti e di resistere all'assalto infernale, di non aver paura, perché lei sarebbe stata con loro con il suo cuore di madre, per dar loro coraggio e alleviare le loro sofferenze, venute nel tempo stabilito dai piani divini. Tutta la Chiesa sarebbe passata attraverso una grande prova per purificare la malvagità che si era infiltrata nei ministri, specialmente negli ordini di povertà. Sarebbe stata una prova morale e spirituale, in cui i sacerdoti e i fedeli sarebbero stati posti in un pericoloso punto di svolta per portarli alla perdizione. Il demonio avrebbe lanciato un attacco con ogni mezzo. Ideologie false, teologie errate, morale corrotta, eccetera. La Vergine aveva detto chiaramente che erano tempi terribili per tutti, ma che la fede e la carità sarebbero rimaste intatte se ci si fosse attenuti a ciò che lei aveva detto. Aveva completato il suo messaggio dicendo che erano momenti di prova per tutti e che bisognava rimanere saldi sulla roccia eterna del Dio vivo. Avrebbe mostrato loro la strada per uscirne vittoriosi e per il regno divino che si sarebbe stabilito sulla terra nel giorno della vittoria dell'amore. Ci sarebbero stati giorni di dolore e lutto. Dalla parte orientale, un popolo forte ma lontano da Dio avrebbe lanciato un attacco tremendo e avrebbe distrutto le cose più sante e sacre quando avrebbe avuto il permesso di farlo. Era una storia terribile, ma era importante rimanere fedeli alla fede e alla carità per poter superare questi momenti difficili. La fede e l'amore sono i protagonisti che faranno brillare i santi come stelle nel cielo. Si parla della Chiesa e delle profezie della Madonna, che prevedono tempi difficili per l'umanità. Il mondo sarà coinvolto in una guerra spietata e la roca eterna, ovvero la Chiesa, ne sarà la più colpita. La concupiscenza e il male aumenteranno, segnando la fine dei tempi. La Chiesa rimarrà vedova e alla merce del mondo, mentre le tenebre della coscienza e del male aumenteranno sempre di più. L'ira di Satana non sarà più controllata e lo Spirito di Dio si ritirerà dalla terra. Gli uomini saranno guidati da Satana e formeranno una lega contro ogni forma di religione, ma la Chiesa di Cristo sarà la più colpita. Questo servirà a purificare l'impurità presente all'interno della Chiesa stessa. La giustizia di Dio presto si farà sentire sulla terra e sarà necessario pentirsi. Saranno tempi difficili, ma la salvezza arriverà attraverso i santi che vivono in eremi e conventi. Saranno loro a mostrare la vittoria eterna del Cordero, distruggendo il male con il bene, la carne con lo spirito e l'odio con l'amore. La Madonna profetizzò anche che un papa regnante avrebbe sofferto fino alla morte e che altri avrebbero regnato sul trono. Il santo che l'occuperà amerà i suoi nemici e formerà l'unità dell'amore, vedendo la vittoria del Cordero. Questo fa pensare alla visione di Leon Trecce del 1884, in cui il demonio sfidò Gesù Cristo dicendo di poter distruggere la Chiesa. Gesù accettò la sfida e il principe degli inferi chiese a suo vantaggio 100 anni di maggior potere per sé e per coloro che desiderano seguirlo ed aiutarlo. Sebbene queste profezie, resta ancora la possibilità
di arrendersi all'amore di Dio e alle sue manifestazioni divine. Ci viene chiesto di prepararci per la battaglia della fede, di non aver pigrizia nelle cose di Dio e di pregare molto per alleviare la nostra persecuzione e il nostro dolore. La domanda che sorge spontanea è se queste cose che la Madonna profetizzò nel 1947 si stiano già verificando sulla Terra o se ci sia ancora tempo prima che ciò avvenga. Sta a noi seguire i suoi consigli e affidarci alla sua protezione. Purtroppo rispondere a questa domanda non è affatto facile. La profezia della Madonna riguardava una serie di eventi che sarebbero potuti accadere in un futuro più o meno lontano, lasciandoci l'impossibilità di prevedere e stabilire con certezza se ciò di cui si parlava e che è stato predetto sta già accadendo o meno. Molti degli avvenimenti descritti nella profezia, però, sembrano essere elementi già fortemente presenti nella nostra epoca. Alcuni tra questi eventi sono le guerre, storiche o più recenti, che continuano ad attanagliare il mondo, con il conseguente affievolirsi della fede in Dio e della Chiesa come istituzione umana. Il male sembra sempre più presente, anche se inconsciamente, nella psiche umana. Nelle sue rivelazioni, la Madonna indica come unica soluzione la riunione con i propri cari, nella preghiera e nell'amore, sperando nella possibilità di superare questi tempi di tenebre trovando la pace e la salvezza. Nonostante le visioni anticipino un futuro ricolmo di tenebre e dolore, disperarsi e perdere la fiducia non è la soluzione giusta per nessun credente. Bisogna rimanere forti nella fede e affidarsi alla protezione e alla guida della Madonna. Con il suo aiuto, l'amore per i nostri cari e per Dio, qualsiasi sfida non sarà mai abbastanza grande per essere affrontata. In Dio troveremo la forza per continuare a vivere un'esistenza retta, ricolma d'amore e compassione per il prossimo, senza mai lasciarci andare alle tenebre e alla disperazione che il principe degli inferi vorrebbe instillare in ognuno di noi. È stato un piacere guidarti alla scoperta del mondo di Gesù Cristo. Se vuoi continuare a seguirci, non dimenticare di iscriverti al nostro canale e di attivare la campanella per le notifiche. A presto!